Adesso vediamo come viene fuori questo numero di Avogadro e perché una mole di una sostanza qualunque è formata da 6,02 per 10 alla 23 particelle. Facciamo un esempio concreto. Prendiamo 18 grammi d'acqua, sappiamo che è una mole. È una mole perché la massa della singola molecola d'acqua è 18 UMA. Quindi immaginiamo un contenitore con 18 grammi d'acqua e ci chiediamo quante particelle d'acqua ci sono in questo contenitore. Il numero di particelle lo indico sempre con N maiuscolo. Per conoscere il numero delle particelle basterà dividere la massa totale d'acqua che ho qua dentro, 18 grammi, diviso la massa di una particella sola, 18 UMA. Quindi 18 grammi diviso la massa di una particella. Il 18 si semplifica, al posto di unità di massa atomica metto la massa di un nucleone, cioè 1,66 per 10 alla meno 24 grammi, grammi si semplifica e il reciproco di 1,66 per 10 alla meno 24, quindi l'inverso di questo numero è proprio il numero Avogadro, 6,02 per 10 alla 23, questo è il numero delle particelle d'acqua in 18 grammi d'acqua, cioè in una mole d'acqua. Ma noi possiamo fare lo stesso discorso anche con un'altra sostanza, per esempio prendo una mole, sempre una mole, di ossigeno biatomico. L'ossigeno biatomico, sappiamo che ha la massa, ciascuna sua particella, di 32 UMA. Ecco, qui vediamo l'ossigeno biatomico in un contenitore. Stavolta abbiamo 32 grammi di ossigeno biatomico, ciascuna particella ha la massa di 32 UMA e faccio lo stesso calcolo di prima, quante particelle ci sono qua dentro? Devo dividere tutta la massa del gas che ho qua dentro, 32 grammi, diviso la massa di una particella sola, 32 UMA. 32 si semplifica come prima si semplificava il 18, poi al posto di UMA, come ho fatto prima, metto il valore in grammi, grammi si semplifica e viene di nuovo il reciproco di 1,66 per 10 alla meno 24, cioè 6,02 per 10 alla 23. Quindi che cosa vediamo? Che in 32 grammi, che è una mole di ossigeno biatomico, ci sono sempre lo stesso numero di particelle, c'è sempre un numero d'Avogadro. E questo calcolo lo potremmo ripetere cambiando la sostanza, ma sempre prendendo una mole. Per esempio, se io volessi ripetere il calcolo con il carbonio 12, dovrei prendere 12 grammi di carbonio. Se volessi farlo invece con l'elio 4, dovrei prendere 4 grammi di elio 4, perché 4 grammi di elio 4 è una mole. Quindi, se io prendo una mole di qualsiasi sostanza, una mole, contiene un numero d'Avogadro di particelle, di qualunque sostanza io stia parlando. La stessa cosa è scritta qua, il numero di particelle contenute in una mole di qualsiasi sostanza è sempre lo stesso, il numero d'Avogadro. Qui ho fatto un altro esempio, ho preso l'idrogeno prozio, quindi la massa di ciascuna particella è una UMA, perché l'atomo di idrogeno nel nucleo c'ha soltanto un protone. Quindi una mole di idrogeno è un grammo, perché una particella ha la massa di una UMA. Ricordiamo come si passa dalla particella alla mole. Si leva UMA, si mette grammo, grammi. Quindi una UMA la massa della particella, un grammo la massa di una mole di idrogeno. Idrogeno monoatomico, H. E quante particelle di idrogeno, quanti atomi di idrogeno monoatomico ci sono in questo grammo di idrogeno nel contenitore e c'è sempre il numero di Avogadro. Ora confrontiamo questi tre disegni tra loro. Un numero di Avogadro di atomi di idrogeno, quindi 6 per 10 alla 23 atomi di idrogeno, hanno la massa complessiva di un grammo. Lo stesso numero di particelle, quindi 6 per 10 alla 23, ma sono particelle di ossigeno biatomico, quindi sono più pesanti delle particelle di idrogeno, sono 32 volte più pesanti perché la particella di ossigeno biatomico è 32 UMA la sua massa, quindi 32 volte più massa della particella dell'idrogeno monatomico. Ma siccome il numero qua dentro è lo stesso, sempre 6 per 10 alla 23 particelle, allora è chiaro che se queste particelle complessivamente hanno la massa di un grammo, questa è di 32 grammi. Vediamo adesso le molecole d'acqua. Il numero delle particelle in una mole,
è sempre lo stesso, ma siccome le molecole d'acqua hanno ciascuna 18 UMA di massa, quindi 18 volte più della massa del singolo atomo di idrogeno, allora lo stesso numero di particelle ci darà una massa complessiva 18 volte maggiore, quindi non un grammo ma 18 grammi. Ecco quindi spiegato perché una UMA per particella poi diventa un grammo la mole, 32 UMA diventa 32 grammi la mole, 18 UMA per particella diventa 18 grammi la mole, perché il numero delle particelle è sempre quello, 6 per 10 alla 23. Qui ho riportato un paio di formule utili per fare esercizi e problemi. Immaginiamo un contenitore con del gas o anche una sostanza in un altro stato, solido o liquido, ma non più una mole come negli esempi di prima, ma n moli, non so, 2, 3, 4, 10 moli. Quante particelle di quella sostanza ci sono? Facciamo finta che siano 10 moli. Allora il numero delle particelle sarà 10 volte il numero Avogadro, perché ho 10 moli, quindi devo moltiplicare il numero Avogadro, che corrisponde alle particelle in una mole sola, per il numero delle moli. Quindi il numero delle particelle in un contenitore si trova moltiplicando il numero delle moli per le particelle che stanno in una mole, cioè il numero d'Avogadro. Se io invece voglio sapere quanti grammi di gas, m gas, ci sono dentro questo contenitore con 10 moli, allora molto semplicemente devo moltiplicare il numero delle moli, per esempio 10 moli, per la massa di una mole sola. Per esempio nel caso in cui qui ci fosse acqua, la massa molare è 18 grammi, ma io non ho una mole, ne ho 10, e quindi la massa d'acqua là dentro sarà 10 volte 18 grammi, quindi la massa totale di sostanza nel contenitore. Questa è la formula inversa di quella, di quest'altra. Se io voglio calcolare il numero delle moli sapendo quanti gas, quanta massa di gas o di sostanza ho, per esempio se io ho 180 grammi d'acqua, ma io so che una mole d'acqua sono 18 grammi, quindi faccio 180 diviso 18 e scopro che sono 10 moli d'acqua. Qui sono riportati alcuni esempi simili a quelli che ho appena fatto a voce. Per esempio 50 grammi d'acqua, quante moli sono? Allora 50 grammi divido per 18 grammi, perché 18 grammi è la massa di una mole d'acqua, e ottengo un po' più di quasi 3 moli, 2,7 periodico moli d'acqua. Se io invece ho 12 grammi d'acqua è meno di una mole, una mole è 18 grammi, e quindi è 2 terzi di mole, perché 12 grammi sono 18, 0,7 periodico moli. Qui ho sbagliato a scrivere, 0,6 periodico, non 0,7, 0,6 periodico moli d'acqua. Ma allora quante particelle ci sono nel contenitore? Basta moltiplicare il numero delle moli, 0,6 periodico, per il numero di Avogadro. E allo stesso modo, prima 2,7 periodico moli, quante particelle sono? E basta moltiplicare 2,7 periodico per il numero di Avogadro, e così ottengo n grande, il numero totale delle particelle nel contenitore. Qui c'è un altro esempio in cui, a differenza di prima, vengono date direttamente il numero delle moli. Prima invece venivano dati grammi di sostanza. Immaginiamo 0,8 moli di ozono, molecola triatomica fatta di 3 atomi d'ossigeno. La domanda è quanti grammi di ozono sono 0,8 moli. Bisogna utilizzare questa formula qui, 0,8 per la massa di una mole, quindi un po' meno della massa molare. Ma la massa di una mole quanto è? È 48 grammi, tra poco vediamo perché. Adesso prendiamolo per buono, quindi quanti grammi di ozono ci sono? Bisogna fare 0,8 moli per 48 grammi, la massa di una mole è 38,4 grammi. Vediamo perché la massa di una mole è 48 grammi. Prima dobbiamo calcolare la massa di una molecola. Sappiamo che l'ossigeno, ciascun atomo, ha 16 nucleoni nel nucleo e quindi ha la massa di 16 UMA. 3 atomi di ossigeno, 3 per 16 UMA sono 48 UMA. Questa è la massa di una particella sola, una molecola di ossigeno, di ozono. Tolgo UMA, ci metto grammi e così ho la massa molare.
tolgo UMA, 48 UMA diventa 48 grammi. Sono passato dal mondo microscopico di una sola molecola, 48 UMA, al mondo macroscopico di un numero enorme di molecole. Quante? 6 per 10 alla 23. Togliere UMA, mettere grammi, equivale a prendere 6 per 10 alla 23, cioè un numero di Avogadro di particelle. Quindi la massa molare dell'ozono è 48 grammi. Ecco che qui il calcolo di prima l'ho fatto appunto con la massa molare 48 grammi, perché l'ho ricavata in questo modo. Infine ci possiamo chiedere quante particelle ci sono in 0,8 moli di ozono. Basterà fare come prima, cioè moltiplicare il numero delle moli per il numero di Avogadro. E quindi 0,8 per 6 e 0,2 per 10 a 23 sono circa 4,8 per 10 alla 23 particelle di ozono.